Dopo aver vinto il premio Ciputi al Torino Film Festival, Triangle di Costanza Quadrillo è entrato nella cinquina dei documentari che concorrono all'assegnazione dei nastri d'argento assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani per il miglior documentario. Il film vincitore sarà annunciato martedì 3 marzo nel corso della cerimonia di premiazione che si svolgerà alla Casa del Cinema di Roma. Triangle, uscito il 12 febbraio al cinema, mostra due tragedie tra loro speculari che ci fanno riflettere sulla condizione del lavoro oggi e sui diritti della classe operaia. Barletta 2011. A 100 anni dall'incendio della fabbrica Triangle, quando nel 1911 prese fuoco l'ottavo piano del grattacielo di New York tra Washington Square e Green Street, le operaie tessili muoiono sotto le macerie di un maleficio fantasma. Estratta viva da quelle macerie, Mariella, unica sopravvissuta, assume su di sé tutto il peso del mondo. Con lei viviamo il ritorno alla condizione preindustriale e la necessità di un nuovo inizio, ma anche l'irriducibile orgoglio di chi sa che far bene il proprio lavoro è il gesto più compiuto di ogni essere umano. Le musiche del film sono di Teo Teardo. Triangle è prodotto da Doc Lab e Factory Film con Rai Cinema in associazione con Istituto Luce e Cinecittà, con il sostegno tra gli altri di Apulia Film Commission.